Nella puntata di oggi conosciamo il bassotto tedesco, i pericoli per il risveglio dei ricci, il contrabbando di animali, le nostre adozioni del cuore. Bentrovati al TG degli animali. Decine di tartarughe infilate in pacchi postali e spedite dall'altra parte del mondo, contrassegnate come bandorle e biscotti al cioccolato. È il terribile contrabbando di animali scoperto dalla polizia statunitense nella contea di Los Angeles, nello stato della California, e che ha portato all'arresto di un uomo ritenuto a capo di una banda specializzata nel settore. Tre dei pacchi contenevano da 8 a 12 tartarughe vive, il quarto pacchetto conteneva 7 tartarughe vive e una tartaruga ormai già morta. Tutte erano avvolte in calzini usati per proteggere i cusci ma anche per attutire le loro grida. Le tartarughe rinvenute sono di una specie originaria delle regioni boscose degli Stati Uniti orientali che è particolarmente apprezzata nel commercio di animali domestici, in particolare in Cina e ad Hong Kong. Secondo l'accusa, Tin, l'uomo 53enne, sarebbe socio di Juntao, 27enne cinese, già condannato come contrabbandiere di tartarughe. Ed andiamo avanti conoscendo un'altra razza canina nel prossimo servizio di Giada Mattiolo e Agnese Spaziani. Chi può restare indifferente alla bizzarra e singolare forma di un bassotto? Lungo e basso sugli arti, piccolo di statura, ma gigante nel temperamento, serio nel piglio, ma buffo nelle espressioni, insomma un mix perfetto di simpatia ed allegria contagiosa. Eppure tutto questo non deve trarre in inganno, perché il bassotto tedesco nasce come grande cacciatore dall'infallibile fiuto ed il particolare coraggio. Già, perché la sua specialità era ed è la caccia in tana, e da qui la forma di chi deve agilmente infilarsi in una buca lunga e stretta. È indubbio che nasca da una sorta di anomalia che l'uomo ha promosso, esaltato e fissato a suo uso e consumo. Ma quell'aspetto, se vogliamo buffo, unito al contrasto di un carattere forte, determinato e generoso, lo hanno fatto apprezzare ed amare ben al di là di ogni aspettativa. Da diversi studiati incroci si sono perfezionate e fissate tre taglie e tre differenti tipi di pelo, che hanno dato il vita al più grande bassotto, standard, al piccolo, nano o al piccolissimo, caninchen, che possono in ogni taglia avere pelo corto, duro e lungo. Ne derivano perciò 9 varietà di bassotti, tutti accomunati da un carattere deciso ed intraprendente, capace di riempire una casa intera seppur senza grande mole. Un cane rustico e di forte costituzione, che ama la vita in famiglia e non conosce la pigrizia. Un vero toccasana per chi vuole accanto a sé un piccoletto caricato ad energia vivace. L'arrivo della primavera da ieri porta il risveglio di molte delle nostre specie, in particolare i ricci, simpatici abitanti di boschi, siepi, prati, ma anche frequentatori dei giardini urbani. All'approssimarsi della primavera si risvegliano e si avventurano curiosi alla ricerca di cibo. Quando questi piccoli mammiferi, dalle abitudini notturne e crepuscolari, abbandonano le loro tane, iniziano ad esplorare le zone circostanti, finendo spesso schiacciati sotto le ruote delle autovetture. Quindi mi raccomando, in questo particolare momento facciamo un po' più di attenzione alla guida. Ed ora andiamo con le nostre adozioni del cuore. Cerchiamo casa per la piccola Ginetta. Sono sicuro che anche voi, come me, vedendo questa immagine, vi stiate chiedendo come un cane così dolce possa vivere in una gabbia. La storia di Ginetta, segugio italiano di 2 anni, è davvero commovente. Forse perché non più brava a cacciare, viene abbandonata, vagando così per mesi per strada, senza farsi avvicinare da nessuno, finché si lascia prendere dalla mano che gli dava il cibo. Da allora è finita in canile. Per lei cerchiamo una famiglia disposta a dargli tanto amore. Ginetta è adottabile contattando l'associazione Ginosa Dogs Angel ODB al numero 334-8943804, oppure potete scrivere al nostro indirizzo di posta info@tgdegliani.it.
Questo era il nostro ultimo servizio, io vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.